Credo di aver perso la memoria della GoPro. Non riesco a trovare una memoria SD da 32 giga. Una delle cose più importanti della vita credo che sia avere un programma. Un programma che noi seguiamo, un qualcosa che noi facciamo con disciplina e che ci permetta di fare ogni giorno qualcosa per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Insomma, un po' come se ci volesse la disciplina sempre, perché la disciplina secondo me è la prima cosa. Secondo me, senza disciplina non si può arrivare a niente. Disciplina nello studio, disciplina in questo, disciplina in quello, disciplina nello sport. E per esempio, con una giornata di sole come oggi, in Germania, se dovessi pensare come pensa una persona normale e strafottente, non dovrei andarmi a allenare. Mentre non è così, mentre non sono strapotente e quindi mi tocca allenarmi, mi tocca registrare i miei video, insomma fare le cose con disciplina, intendo questo. Guardate, per esempio, guardate quante poche macchine ci sono. Per farvi capire che giustamente in una giornata così, giustamente come dovrebbero pensare le persone, di sole con 27-28 gradi in un posto dove praticamente non c'è mai questo tempo, la gente se ne va a mare. Sì, ci sta il divertimento, ma secondo me sono tutte scuse, secondo me sono tutte cose relative alla pigrizia che non ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi fottetevene se c'è il sole, c'è questo, c'è quest'altro. Se avete un programma, seguitelo sempre perché è una cosa davvero importante. Allenamento finito, ora mi trovo in questo parco perché volevo provare a fare un po' di time lapse che ancora con la Canon non ho provato e quindi ora sto cercando, sperando di fare begli scatti, bei time lapse, scusate. E tra un po' ritorna mia sorella dalla Polonia e quindi più tardi bisognerebbe andarla a prendere. Stupendo, guardate qua, che spettacolo. Ecco, una cosa che mi piace della Germania è il fatto che si possono vedere tanti, trovare tanti punti di verde con molta tranquillità. Infatti qua la gente fa il picnic e tutte queste cose che sono davvero dei posti per rilassarsi ottimi. Quindi quando venite in Germania, se volete rilassarvi o se volete trovare dei punti dove studiare, perfetti. Tra un po' arriva mia sorella, ritorna dalla Polonia e quindi andrò a prendere. Sono felice di rivederla. E, ragazzi, io spero di aver fatto dei timelapse decenti, anche se ancora sono tutti da organizzare, da sistemare, quindi da creare, diciamo, il vero settaggio giusto. Oggi una bellissima giornata, ragazzi, sono in polo, ci saranno 29-30 gradi sicuro. Infatti mi è venuto un po' di voglia di gelato. Allora, giuro che sono finito accidentalmente dentro una gelateria, la più buona della città, e che faccio? Lo prendo? Che faccio? Lo prendo?
Allora, il gelato è cocco, cioccolato bianco. Devo dire che non è quello artigianale nostro, ma è molto buono. Allora, andiamo a prendere mia sorella Alice, che dopo 12 ore di bus è tornata qui in Germania. La stiamo andando a prendere, che era in Polonia. Secondo te, gli è piaciuta la Polonia? Sì. Io ho delle domande da farle. Ho delle domande, tre domande da fargli, una recensione veloce della Polonia, per chi non c'è mai stato. Allora, sei tornata dopo quante ore di viaggio? 10 ore di viaggio, che non sono poche. Tre domande per fare il trip advisor della Polonia. Primo, ti è piaciuta la Polonia? Sì. Come si mangia? Bene. Economica? Sì. Quanto? Tantissimo. Quindi consigli di andarci? Sì, ma per mangiare specialmente. Ok, ritorniamo a casa.